Ciarini contro Forrai, blocco di Pascolo, tiro in corsa di Forrai che si accomoda sul secondo ferro e chiude la propria corsa in fondo alla retina. Linea di fondo di Mizzov, gran palla per Gudaitis che vola due mani sopra il ferro. Altro tocco a rimbalzo di Hogg, Betinho ci prova dalla lunga distanza e questa è la volta buona contro sorpasso. Intanto arriva il primo canestro di Omic in maglia Olimpia. Jovanovic contro Omic, si mette spalla a canestro, gancione a bersaglio, parità. Palleggio, arresto, bomba. Trento può prendere l'ultimo tiro, ma Betinho regala il pallone a Gerrels. Assist per la bimane di Kuzminskas. Hogg parte dal palleggio, poi sostiene il contatto con Gudaitis. Potenziale gioco da tre punti. Sul ribaltamento, spazio per Della Valle che infila la tripla del primo vero allungo della partita. Corre Cinciarini contro Flaccadori, spazzato via. Flaccadori che ha rischiato di perdere un altro pallone, salvato dai compagni, e poi Betinho a provare a dare energia del suo pomeriggio milanese. Gerrels perso dalla difesa, premia l'assist di Omic, di nuovo più 15. Marble prova a seminare Fontecchio, che lo stoppa, Marbola ritrova il pallone e poi anche il canestro. Piace a terra il pallone per Gudaitis, il duello con Hogg non arriva all'aiuto, ora si muove Pascolo, ma Gudaitis è inarrestabile. E anche adesso Pascolo perde il pallone, Della Valle lo recupera e Capitan Cinciarini lo appoggia al tabellone. Oltre a 6, sempre sotto fondamento a